La vedremo in politica. Io mi do ancora un anno di tempo perché sono abituato nella vita che tutto quello che ho voluto l'ho ottenuto. Ho voluto fortemente riuscire a curare bene le persone, ci sono riuscito. Ho voluto fortemente inventare delle cose nuove in medicina, sono riuscito a farlo. Io tutto quello che voglio riesco a farlo. Sono però consapevole che questa avventura, diciamo, del movimentista e eventualmente politica mi avvicina a un nuotatore che si infila una tuta anziché da 5 mm da 15 e che vuole attraversare a nuoto l'Oceano Atlantico. Di questo sono consapevole, non sono mai stato un Don Chisciotte perché io mi metto nelle guerre che so di vincere, so che perderò tante battaglie, ma quando fra un anno mi guarderò indietro, se non vedrò nessuno che ci ha seguito in questi ideali, beh, allora cambierò molte cose e probabilmente prenderò decisioni diverse. Io però sono sicuro che fra un anno mi girerò indietro e saranno milioni di italiani che la penseranno come noi, perché noi diamo speranza, noi ridiamo orgoglio all'Italia, noi ridiamo la bellezza che ha l'Italia, la storia, la cultura che ha, e quindi tutti quanti, anche in nome del raddoppio degli stipendi che oramai è imminente, perché stiamo per andare al governo, noi direte sì, salviamo l'Italia, e la prima cosa che faremo sarà quella di raddoppiare gli stipendi e di dimezzare le tasse. E questo bisogna che la gente lo sappia, perché alle elezioni, se ci presenteremo, è ovvio che vinceremo a mani basse.